Romina Power non ci sta. La cantante ha deciso di dire la sua, con ironia e durezza, attaccando Barbara D'Urso proprio sotto gli occhi di tutti. Dove? Sul web, ovviamente. La conduttrice continua ad andare in onda ogni giorno con il suo pomeriggio 5, trattando quasi esclusivamente l'emergenza del Covid-19. Tanti suoi approfondimenti ed i tutorial, diventati dei veri meme sul web, in cui Carmelita spiega come lavarsi le mani, come mettersi i guanti, come toglierseli e via dicendo. Nelle ultime puntate la D'Urso ha affrontato anche l'ostica questione dell'igiene dei nostri animali a quattro zampe. Come detergere le zampette dei cani ai tempi del coronavirus? Il problema, stavolta, è che Barbara ha consigliato di igienizzare le zampette degli animali utilizzando la candeggina. In un attimo il popolo del web è andato su tutte le furie. La candeggina è notoriamente un prodotto abrasivo, da maneggiare con cura, evitando il contatto con pelle, occhi e zone delicate. Tanto negli uomini quanto negli animali. Ma la conduttrice, come sempre, non si è persa d'animo e ha corretto il tiro grazie all'intervento del presidente dell'Associazione dei Veterinari Italiani, Marco Melosi, in collegamento per spiegare meglio la routine da seguire. Sul sito del Ministero della Salute è infatti specificato che acqua e sapone sono sufficienti per lavare le zampette dei cani. Ma se si vuole utilizzare anche la candeggina è bene metterne giusto 2 cucchiai per ogni litro d'acqua. Non ci siamo ancora. Agli animalisti e semplicemente tutti coloro con un amico a quattro zampe in famiglia non è andata bene neppure questa precisazione. La candeggina per le zampe degli animali non va bene neanche diluita. Questo è il coro comune che insorge sul web. E al coro si è aggiunta anche Romina Power, provocatoria e dura nel rivolgersi, tra le righe, anche a Barbara D'Urso. Non disinfettate le zampe dei vostri cagnolini con candeggina. Ecco cosa provoca anche diluita. Basta acqua e sapone.